Benvenuti al GCN Italia Show numero 139. Alan è ancora in vacanza e io continuo a fare puntate tecniche con un altro docente del Politecnico. Oggi ci ha raggiunto Marco Belloli, laureato in ingegneria meccanica, docente di meccanica delle macchine, giusto? Direttore della Galleria del Vento di Milano, del Politecnico, e soprattutto grande appassionato di ciclismo, quindi oggi parleremo di Galleria del Vento. Ciao a tutti, grazie Giorgio. Via con la puntata. Lead Story! Allora, partiamo dalle basi, Marco. Come è fatta e cosa serve una Galleria del Vento? Come è fatta proprio a livello, cioè, geometricamente? L'impianto. Ok, vabbè, la Galleria del Vento avete tutti più o meno presente, visto dalle riprese, dai video, ormai l'aerodinamica del ciclismo è presente, quindi se ne vedono tanti, è una grande stanza in cui noi soffiamo aria. L'impianto in realtà è un circuito, è come un tubo, un anello, che ha la sezione dove si prova e poi i motori che aspirano o spingono l'aria, quindi di base è un tubone gigante. Quindi la stessa aria che gira all'interno di un circuito non la prendete da fuori, la buttate fuori? Anche perché no, anche perché create dei tornado praticamente. Esatto, sì, l'impianto nostro ha 2 MW di potenza, e avere un aspiratore da 2 MW... 2 milioni di watt quindi. 2 milioni di watt, sì. Avere 2 MW di potenza, un aspirapolvere da 2 MW di potenza in mezzo a un'università sarebbe anche pericoloso, diciamo, se aspiriamo la gente da fuori è un casino. Quindi sì, di base l'aria è sempre la stessa, anche per motivi energetici ovviamente. Sì, più economico. Farla girare, sì, diciamo. In realtà non tantissimo, però okay. Costa un po' di meno. Questo comporta il fatto che abbiamo anche una parte di impianto che serve per mantenere la temperatura dell'aria più o meno costante, perché l'aria continuando a girare all'interno dello stesso si scalda per attrito, e quindi abbiamo una parte dell'impianto che serve per mantenere la temperatura costante. Ovviamente scambia con l'esterno, quindi diciamo, se venite a provare adesso è difficile stare sotto i 35 gradi e venendo a provare d'inverno è difficile andare sopra i 20, 22 anche andando molto forte. Quindi male sempre comunque, sì, sempre perché, sconfortevole. Perché cioè di base non è riscaldata, quindi okay. Non è climatizzata. Ci sono delle gallerie del vento climatizzate, però la nostra no, perché è fatta per altri scopi. Il vero tema per cui noi non vogliamo troppa variabilità della temperatura dell'aria è perché l'aria cambia di densità con la temperatura, e quindi le prove cambierebbero i risultati durante la giornata. Anche perché poi nel vostro lavoro durante l'anno non capita spesso di mettere degli esseri umani dentro, di solito testate... Esatto, cose. Cose. Fondamentalmente cose, sì. Il vostro lavoro principale ovviamente non è col ciclismo, cose che testate, ponti, case, edifici... Allora la nostra galleria in miniatura, ovviamente. È molto particolare perché ha 2 camere di prova separate, una a strato limite dove riproduciamo il vento naturale, diciamo, in scala, e lì proviamo ponti, edifici, e stadi, anche il Vigorelli una volta abbiamo provato, sì, avevamo avuto, cioè non era per il Vigorelli, abbiamo provato il quartiere nuovo di Milano, City Life, nelle tre torri, e avevamo anche tutta la parte di città che le contorna, e quindi c'era anche il modello in scala del Vigorelli, sì. E quello è una delle principali attività, poi lavoriamo molto per la wind energy, le turbine eoliche sulle wind farm e così via, e tantissimo per gli elicotteri. Nell'altra camera di prova, quella dove proviamo anche i ciclisti, che è diversa, non riproduce il vento in scala, ma fa quella, diciamo, che è la classica operazione da galleria del vento, cioè l'inversione cinematica. Di base spingi il vento contro un oggetto fermo, okay. Che è l'esatto contrario di quello che succede a noi quando andiamo in bici, cioè sì. Noi ci muoviamo nell'aria ferma, esatto, nell'aria ferma, quindi il principio che si chiama inversione cinematica è l'effetto, riproduco l'effetto del vento su una cosa in movimento tenendo la cosa ferma e soffiandogli l'aria contro. E la cosa immagino viene posizionata su delle specie di bilanci, diciamo, che misurano quanto peso arriva contro. Esatto, hai ragione, è proprio così, è una bilancia, tutto l'oggetto che proviamo, adesso che sia un ciclista, un elicottero, quel che volete, viene montato su questa bilancia che misura la forza, sì, nelle tre direzioni e anche le tre coppie. Okay. Quindi è l'unico vincolo che l'oggetto che proviamo ha rispetto a terra, e quindi tutta la forza passa da lì, quindi noi abbiamo la resistenza, nel caso del ciclismo è la parte che ci interessa, nel caso di altri oggetti abbiamo anche la portanza e le forze laterali. Nel ciclismo, per dire, quando ruotiamo il ciclista rispetto all'asse del vento, testare il vento laterale. Per testare il vento laterale abbiamo anche, diciamo, la spinta laterale. Cioè, di fondo, per le bici da pista, quando proviamo per la pista, per dire, ovviamente non è interessante il vento laterale. Quando proviamo per la strada, per il cronometro o anche per le bici normali,
invece ha senso anche fare una serie di angoli laterali e andare a vedere, diciamo così, c'è una funzione di costo in cui tu pesi in qualche modo, sì. Adesso è molto arbitrario, è difficilissimo stabilire qual è l'angolo più importante, però pesi la resistenza su angoli diversi. Sì, mi viene da pensare, se fai una gara dove c'è assenza di vento, l'angolo più importante sarà quello frontale. Esatto. Se vai a correre in Bretagna o in posti nel Qatar, in Dubai, bisogna considerare bene, esatto, quell'aspetto. In realtà il ciclismo ormai ha tanta tecnologia, tanta ingegneria dentro, adesso non arriviamo ai livelli della Formula 1, ma c'è tanta ingegneria e si fanno anche delle previsioni, diciamo, a partire dal Tour de France, su quante volte puoi avere vento laterale sulla parte del tracciato, andando a studiare le statistiche del vento nelle zone. Da voi vengono principalmente costruttori di bici, materiali e team, giusto? Interessati più che altro? Sì, diciamo di sì, vengono, sì, fondamentalmente lavoriamo con un po' di squadre. Sì. E con un po' anche di produttori, quindi sia chi produce bici, chi produce abbigliamento, chi produce caschi, ruote. In quel caso arrivano con magari tre prodotti diversi, pensiamo ai body ad esempio, che è una cosa che si è voluta tanto nell'ultimo periodo. Sì, sì. Arrivano con tot di body differenti, li mettete su una persona, su un manichino magari, allora, come funziona? Diciamo, il body, secondo me, questa è la mia opinione personale, non proprio personale perché ho visto tanti numeri negli anni, vi dico, noi lavoriamo col ciclismo più o meno dal 2010, quindi una decina d'anni. Il body secondo me è la parte che insieme ovviamente al ciclista conta tantissimo, cioè passatemi un termine un po' nautico, la superficie bagnata più grande è la persona, sì, sì, quindi tu vesti la persona, quindi il body secondo me... Quindi il body unito alla posizione del ciclista. Unito alla posizione, però la posizione... Conta più che il cavo integrato che non sta fuori. Sicuramente. In realtà la posizione non la provano in galleria del vento. Ah, ok. La provano più spesso o in strada con il power meter piuttosto che in velodromo, perché la posizione deve essere un compromesso tra il rendimento aerodinamico e anche quanto riesci a spingere. Sì, se io ti metto nella posizione più aerodinamica del mondo ma poi tu non riesci a spingere, non riesci a respirare, è chiaro, evidente che... Sì, infatti esistono dei tubi di P2 essenzialmente che si collegano poi al sistema del power meter, in cui vedono a livello di resistenza frontale col tubo di P2 quanti watt riescono a esprimere cambiando posizione. Quindi voi testate più che altro materiale in realtà, quindi quale casco va di più, quale bici va di più? Adesso vieni tu, sì, la posizione ce l'hai, okay, è la tua, okay, l'hai provata e non vuoi che, okay, che nessuno te la tocca, e a quel punto proviamo la tua attrezzatura, no? Okay. Ecco, vieni tu o vengo io o viene qualcun altro, e secondo me anche qui è interessante sapere che l'attrezzatura che è meglio per te non è detto che sia la migliore per me, tu sei molto più alto, più grosso di me, quindi possono esserci delle situazioni diverse. E un ciclista che vuole vincere il Tour de France o il Giro fa un lavoro su di lui, cioè sì, specifico per lui, quindi il body è il suo, il casco è il suo, i scopriscarpe, è tutta una roba molto molto personalizzata. Avevamo detto prima delle Olimpiadi che tra le cose tecnologiche più assurde che abbiamo visto sono dei nuovi body che sono usa e getta di fatto, cioè si mettono, non si lavano e si buttano direttamente perché perdono le loro qualità, diciamo, aerodinamiche. Ma in che cos'è che un body riesce a essere così performante? Che uno lo vede e dice, oh, attillato, allora, sono tutti attillati. Ci sono, sì, no, l'attillato sono, ovviamente sono tutti attillati, sì, non c'è cioè vengono ripresi, anche i body che vengono forniti per il tour o il giro vengono modificati e risistemati, riaggiustati alla sarta. A parità di lavoro sartoriale, diciamo, esatto, cos'è che incide? La superficie. La superficie non è liscia, okay, perché, diciamo... Fatemi fare un po' il professore. Vai, vai. La resistenza di un ciclista non è come la resistenza di un corpo allungato, di un siluro, di uno squalo, di un'ala, per cui la resistenza è fatta dall'attrito che l'aria fa sulla superficie. La resistenza di un ciclista è la resistenza da corpo tozzo, ossia noi andiamo, dietro di noi l'aria fa una scia, quella che poi quando tu sei a ruota, sì, è un vantaggio. E crea delle turbulenze. Crea turbulenze e quindi hai una pressione più bassa dietro rispetto ad davanti. Okay. Quindi la resistenza aerodinamica in realtà non è qualcuno che ti spinge da davanti, ma è un tizio che ti tira da dietro, se vuoi mettere. Ma sai che è una cosa che mi avevano detto tanto tempo fa, che la maggior parte dei studi aerodinamici sono stati fatti per oggetti molto veloci aerodinamici, cioè aerei, Formula 1, cose, sì, così. Invece in bicicletta non conta tanto penetrare, conta non creare turbulenze, esatto, dietro. Esatto, cioè il tema è avere che questa scia, questo buco di pressione, sì, che tu hai dietro deve essere il più piccolo possibile, okay, e
come si governa questa roba è dove il flusso si stacca da te, no? Quindi dalle spalle, dalla testa, quelle sono le parti importanti, le mani in realtà poi, cioè ovviamente devi stare chiuso perché certo. Meno aree hai, chiaramente meglio stare stretti davanti. Perché appunto la scia si riduce, no? Ma se tu riesci a guidare il punto di separazione e avere una scia il più piccola possibile, hai una miglior penetrazione, hai una resistenza aerodinamica più bassa. Viene da pensare che il problema nei quartetti per quello che sta dietro, però poi a questo punto, no? Un pochino. Sì e no, però perché comunque sono molto vicini, hanno... Noi avevamo fatto uno studio tanti anni fa, abbiamo fatto anche una pubblicazione con i ragazzi Stefano Giappino, Claudio Sumaschini, Luca Ronchi, Umberto Spinelli, che sono i ragazzi che in realtà poi lavorano con me, o anzi, forse loro lavorano e io vengo qua da voi. Tu dirigi. Sì, ormai quelli bravi sono loro. Abbiamo fatto un lavoro e sulla distanza, no? del secondo corridore. E qual è la distanza ottima? E dalle misure che veniva fuori è che anche il primo corridore ha un vantaggio averne uno dietro. L'ho letto poco tempo fa questa cosa. Perché allunghi la scia, cioè lo stesso motivo di prima, okay. Cioè il rapporto di allungamento della scia è migliore, la scia, quindi diciamo diventi un corpo più affusolato in due, in tre. Quindi se tu sei il primo di tanti, hai un... Ovviamente è meglio stare a ruota. Sì, certo. Però hai un... Però tra stare in fuga e tirare il gruppo si fa meno fatica a tirare il gruppo. Esatto, mettiamolo. Quindi team de Klerk un pochino ridimensionato, visto che tira sempre il gruppo, non va mai in fuga. No, sì, comunque adesso in realtà poi fa tanta fatica, però c'è un vantaggio minimo, ma c'è un vantaggio avere qualcuno a ruota. Ma concretamente... E i nostri amici amatori quando vanno in giro che si lamentano di quello, tu stai sempre a ruota, invece non bisogna lamentarsi su c'è ruote, vanno bene. Ringraziare. Concretamente cos'è che fate per vedere appunto questo flusso? Cioè, mandate il fumo come si vede in qualche video? Facciamo ogni tanto il fumo, in realtà poi i ragazzi vanno forte, vanno a 60 all'ora, noi proviamo di solito intorno ai 60 all'ora, il fumo a quella velocità lì è molto difficile da vedere, noi facciamo una misura in diretta, noi misuriamo la forza globale, oppure mettiamo fili di lana, cioè appiccichiamo sui body dei fili di lana, sui caschi dei fili di lana per vedere dove sono i punti di separazione. Sono metodi molto, se vuoi, naif, che però danno molto l'idea. Per dire, noi all'inizio non c'eravamo posti, ovviamente uno dei grossi problemi che tu hai nel provare con un essere umano e non con un oggetto è che cambia forma. Certo. Cioè, per quanto bravi siano, comunque sono, hanno una capacità propriocettiva eccezionale, quindi se tu gli dici rimettiti come prima, tendenzialmente sono come prima. Per il ciclismo è facile perché comunque è più facile, diciamo, perché comunque hai il mezzo meccanico che ti tiene in una certa posizione. Per gli sciatori è molto più complicato, per dire. Abbiamo provato tanto anche con la nazionale italiana di sci alpino, di scesisti. Per loro comunque non hai una guida, devi rimetterti nella stessa. Allora noi c'eravamo un po' scervellati, all'inizio mettiamo i marker, le telecamere, capito? Pensi sempre alle cose più fighe che puoi fare. Invece i fili di lana, quello con lo scotch. I fili di lana sì, per vedere, ma anche per i ragazzi, per vedere se sono nella stessa posizione. Alla fine abbiamo trovato un metodo che devo dire che abbiamo copiato. C'era l'allenatore, Robby Ketchel, ce l'ha detto lui. In realtà abbiamo un monitor, quindi quando tu pedali ti vedi di lato. Ok. E noi inquadriamo un altro monitor dove c'è quell'immagine e ricalchiamo il profilo con un pennarello. Non rientrare in quell'immagine esatto. Lì. Cioè alla fine non hai capito, telecamere, marker, tutte le robe fantascientifiche, alla fine un pennarello e un lucido. È il modo che funziona meglio, più facile da riprodurre. E poi i ragazzi, devo dire, sono veramente bravi, hanno una capacità propriocettiva eccezionale, perché parliamo di... 2 gradi, un grado di inclinazione della testa che possono fare una grossissima differenza. No, ma si vede da un lato il continuo abbassarsi dei tempi nelle specialità su pista di endurance, ad esempio quartetto, inseguimento individuale, non dovuto a un miglioramento delle prestazioni, perché è impossibile un miglioramento così grande delle prestazioni, ma soprattutto negli ultimi anni, da quando il record era fermo a 4.10, adesso a 4, sotto i 4 con l'ambi e probabilmente anche con Ganna tra un po', è un miglioramento di fatto tecnologico più che fisiologico. Sicuramente. Dall'altro, cosa che si nota tantissimo, i caschi sono sempre più corti nelle prove contro il tempo. Se vedevamo i caschi di inizio anni 2000, erano lunghissimi, arrivavano quasi a metà schiena,
e sono quasi tutti più corti. Il motivo è quello di cui parlavamo prima, cioè il casco è una delle, insieme al body, è molto importante perché è una parte che prende tanta aria e la prende davanti, no? Sì. Pulita, e quindi guida la separazione, e avere dei caschi magari più corti, un po' più larghi, che spostano il flusso sulle spalle, riducono la pressione sulle spalle e la riducono con una forma controllata e non con quella delle spalle. Quindi nel design del caschi, quelle code un po' fantascientifiche degli anni 80, che provavano a allungare, in realtà sono controproducenti, anche perché se guardi in giù è un disastro. È la cresta di gallo. e in strada, per dire, quello lì è ingestibile. Magari in pista uno, sai, si vedono tanto, devi fare l'ora. Caschi, magari, come dicevi, che allargano per togliere dalle spalle, che sembrano, esatto, quelli che usavano lo sci nella prova del chilometro lanciato. Sì. Noi abbiamo lavorato con una ditta italiana che fa caschi e siamo andati in quella direzione. Abbiamo fatto lì, era un processo anche di progettazione, no? Abbiamo fatto tante prove CFD, diciamo, di fluidodinamica numerica, la galleria del vento virtuale, sì, ti permette di avere un po' più di capacità di modificare velocemente l'oggetto, sì, cioè non devi fare dei prototipi fisicamente, sì, no, poi sai, devi fare dei prototipi, sì, sì, sì. E quindi abbiamo provato, e in realtà allargare un pochino sulla zona delle spalle è un vantaggio, senza arrivare a caschi molto brutti, perché poi questi devono anche vendere, quindi se il casco è molto brutto. Beh, i caschi da carone che se ne vendono proprio. No, bene, però sai, cioè, beh, il triathlon così ha un certo mercato. E c'era ovviamente, come in tutte le cose, io lavoro tanto appunto con i palazzi, no? Gli stadi, e anche qui è l'interazione è la stessa, cioè l'architetto e il vento vedono la stessa cosa, il designer del casco e il vento vedono la stessa cosa. E quindi c'è sempre un trade-off, trovare un compromesso tra una cosa bella e una cosa ingegneria. Ma in realtà noi andiamo d'accordo, però ogni tanto sì, glielo dici, gli dici guarda che qua, se facciamo, anziché l'angolo così, lo facciamo smussato. Non sta su, ma costava molto meno, ma cambia tutta la luce. E la stessa cosa col casco, se lo allarghiamo un po', ma guarda quello che testa che gli viene, sì, bruttissimo. Sì, sì. No, molto interessante. Magari potremmo venire a trovarvi un giorno, io e Alan, fare qualche sfida tra me e lui, vedere quanta differenza c'è tra noi due. Come no? Sarebbe sì, sì, è divertente, anche perché tu e Alan avete un po' un fisico anche diverso. Sì, siamo alti quasi uguali, ma 20 kg di differenza. Sì, no, secondo me viene fuori una roba interessante, e soprattutto possiamo far vedere i numeri con voi. Dai, volentieri. Perché se quando vengono i professionisti, sai, ognuno è geloso dei propri numeri. Ce ne possiamo mostrare tutto. Poi potete raccontarlo, e secondo me è interessante. Dai, allora veniamo a trovarvi a Milano prossimamente. Grazie mille, e continuiamo con lo show. Grazie a voi per l'invito e a presto. Ciao. Cycling Inspiration, continuiamo lo show con le foto caricate sull'app di GCN. Questa settimana al terzo posto vince Fabrizio Baller. Dopo una bella escursione con mia moglie, prima di cena sono salito alla sorgente del Piave, posto magico nell'ora migliore. Una bella strada solitaria, stretta, penso che è stato molto bello andare su a quell'ora lì. Secondo posto, Salvi Christian, Trieste. Chi farà più chilometri oggi? Un bel murales cittadino di una, sembra quasi un disegno di Miyazaki, molto carino, con ovviamente una bicicletta in bella vista sotto. Al primo posto una foto veramente panoramica di Pat Rock, giornata memorabile in posti fantastici, Maloja Pass. Giornata memorabile se non è beccato vento contro, perché da Chiavenna arrivare al Maloja, se becchi vento contro è finita, è un disastro, tutta una salita dritta che vale, va su così in fondo valle. Vediamo la foto caricata sul parco bici. Oggi selezioniamo quella di Umbia Mendola, la mia Annabelle, sulla baia di Quercetano, Castiglioncello. È dato anche il nome alla sua Trek Domane SL6, una bicicletta ottima per chi vuole stare comodo, una bicicletta che ha uno stacker reach veramente confortevoli, quindi se siete un po' rigidini ve la consiglio. Continuate a caricare le vostre foto sull'app di GCN, ogni settimana sceglieremo le migliori tre che vinceranno un sacco di premi. GCN Italia Tech, Alan Bassano ci chiede: come mai non menzionate mai i vermicelli, non quelli da mangiare? In enduro, mountain bike li uso da sempre con estrema soddisfazione. Non consentono solo di terminare la gara, ma durano quasi sempre fino alla fine della vita utile dello pneumatico, ovviamente non sul fianco. Non sono validi neppure per terminare l'uscita? Dico la verità, non ho mai provato ad utilizzarli, anche perché sono un bitumaro, cioè vado solo in bicicletta da strada, però mi ha incuriosito, ho notato che Makov ci ha mandato questo kit di riparazione
proprio con i punti vermicelli. Pensavo fosse solo per mountain bike, invece road mountain bike è grave, quindi potremmo fare un video specifico per vedere come utilizzarli su una gomma da strada. Penso che sia un pochino più complicato rispetto a una mountain perché il volume è minore, però penso che si possa fare lo stesso, o perché no, un modo in più per riparare un tubeless, quindi lo faremo, faremo un video specifico. Poi devo darvi una comunicazione importante e tanto attesa. Shimano ha rilasciato il nuovo Durace 9002. La principale differenza è che ha 12 velocità, andando così a uniformarsi con SRAM e Campagnolo. Hanno lavorato tanto per migliorare l'utilizzo di questa guarnitura, di questo pacco pignoni, in un'andatura che diciamo che viene identificata sweet spot race, cioè l'andatura tra i 37 e i 45 km/h. Quindi di fatto i denti centrali 15, 16, 17 sono tutti continuativi senza buchi nel mezzo, nelle scale 11-28 e 11-30. Altra grande novità, davanti non c'è più il 53-39 come classico utilizzo da parte dei prof e dei corridori più in gamba, più forti, ma si è passati a un 54-40 per far lavorare la catena in modo più dritto utilizzando un dente un pochino più leggero. Quindi l'11 verrà utilizzato un pochino di meno rispetto a prima, per chi ha la gamba ovviamente. Per chi non ha la gamba come me rimane comunque in commercio il 50-34 e il 52-36, che sono sicuramente più abbordabili di un 54-40. Altra novità riguarda il fatto che non è più un cambio completamente cablato, cioè le leve comandano in wireless senza cavi i due deragliatori, che però sono collegati da un cavo che va a un'unica batteria, questo per risparmiare il numero di batterie, per avere un cablaggio poi fisico per quanto riguarda i due deragliatori, che sono quelli che assorbono più energia. Ci si è concentrati poi tanto ovviamente sul pacco pignoni posteriore, inedito 12 velocità per Shimano come avevamo già detto, i profili dei denti sono cambiati leggermente. È un pacco pignone che può adattarsi anche a un corpetto 11 velocità, anche se esiste un corpetto a 12 fatto specificamente per questo pacco pignoni. Inoltre Shimano dichiara che con questo cambio si potrà cambiare sotto sforzo senza allentare la tensione sui pedali. È una cosa che in teoria è sempre stata sconsigliata, adesso Shimano dice che invece è possibile farlo. Se avrò l'opportunità di provarlo in volata ci scaricherò sopra 1500-1800 watt e vediamo se è veramente così o se devo rimandare la bici indietro. Lo testerò sicuramente per voi. E ultima cosa, i freni sono stati cambiati sia i rotori che la superficie delle pastiglie, migliorando la frenata, soprattutto migliorando la dispersione di calore e evitando che ci sia il fastidioso rumore dopo delle frenate più intense dovuto al dilatamento del disco. Per ora lo Shimano Durace 9002 è disponibile solo in modalità elettronica, probabilmente sarà solo elettronico. Esiste invece la versione RIM che vedremo usare sicuramente dal Team Ineos, e uscirà anche l'Ultegra e probabilmente usciranno anche altri cambi, 105 e così via. Sappiamo sempre che Shimano mette le novità sul Durace, però a ruota poi seguono tutti gli altri gruppi più economici e più accessibili. I tuoi commenti, andiamo a leggere alcuni dei commenti scritti nello show precedente e anche in altri due video. Ci scrive Pietro, 2018 alunno di Magnani al Politecnico di Milano, 2021 alunno di Magnani su GCN, best crossover ever. Complimenti Pietro. Per essere stato alunno di Magnani, una persona davvero in gamba che abbiamo visto nello show precedente, se lo siete persi andate a vederlo. Ci scrive anche Giovanni Zancolò, ciao Giorgio, argomento molto interessante quello dello speed wobble, ho sperimentato questo fenomeno una sola volta scendendo dallo Stelvio nella parte svizzera, lo ricorderò perfettamente, frenavo e le vibrazioni diminuivano, ma non appena superavo circa 55-60 km/h il Warzer ricominciava. Qualche settimana dopo ho cambiato il copertoncino passando i tubeless. Probabilmente questo ha modificato qualche criticità e non ho mai più avuto problemi. A distanza di qualche anno però ricordo ancora perfettamente la strizza provata. Sì, infatti dicevamo nel video precedente, lo speed wobble si crea quando c'è un insieme di variabili che vanno tutte d'accordo per creare l'effetto di risonanza. Se modifichiamo una di queste variabili magari questo effetto non si ripropone più, e la variabile più economica sicuramente sono i pneumatici, quindi in questo caso ha funzionato, è una cosa che si può consigliare di valutare come prima modifica, diciamo. Rispondiamo al video che abbiamo fatto sui tubeless, un video di manutenzione uscito settimana scorsa. Lorenzo Bartolucci, io comincio a far tallonare il copertoncino dalla parte opposta della valvola in maniera tale che sia più semplice posizionarlo nel canalino interno e il corpo valvola non porta via millimetri utili. Che ne pensate? Bravo Lorenzo, non ci avevo mai pensato, è una cosa veramente intelligente, perché in effetti il corpo valvola del tubeless internamente porta via spazio e se iniziamo a montare il tubeless dal lato valvola
perdiamo quel qualche millimetro che poi facciamo fatica poi a inserire lo pneumatico sul cerchio alla fine. Quindi iniziare dal lato opposto e finire sulla valvola, che è il controllo di quello di cui di solito si insegna con i copertoncini, potrebbe funzionare bene con i tubeless, proverò la prossima volta. Andiamo a vedere altri due commenti nel video legato a rifornimento durante le corse World Tour, il lavoro dei massaggiatori, un video che ha fatto Alan, uscito sempre settimana scorsa. Luigi Strivieri: io intanto ho rinnovato l'abbonamento a GCN Plus, qualcuno lo stipendio dalla ragione, le birre a Bragotto le deve pagare. Grazie Luigi, grazie mille. GCN Plus ovviamente è la parte a pagamento di GCN, dove si possono vedere tantissime gare, contenuti e documentari. Se volete iscrivervi e sostenerci anche in questa maniera, siete sicuramente ben voluti da me, Alan, e tutta la crew di GCN Italia. Concludiamo con Davide Tissone. Alan: la mia signora è massaggiatrice, ma oltre a non massaggiarmi, non mi prepara nemmeno la borraccia. Cosa posso fare? Davide, non so cosa ti risponde Anna, ti posso rispondere io, ti capisco benissimo. Mia moglie è una massoterapista e non mi fa mai massaggi perché dice che non ha voglia di lavorare quando torna a casa. La situazione è questa, ti capisco bene. Continuate a scrivere i vostri commenti qui sotto, anche con l'hashtag GCN Italia risponde, se volete scrivere qualcosa di tecnico e avere una risposta più approfondita. Caption Challenge! La scorsa settimana abbiamo fatto vedere una foto molto particolare di un amatore in mezzo a un prato con una bicicletta, con i sacchetti, insomma una situazione un po' particolare, disagevole. A vincere la caption di questa settimana è Daniele Raccagni: quando tua moglie ti caccia di casa perché scopre quanto spendi annualmente per il ciclismo. Infatti sembrava un po' un ciclista homeless questo signore della Vuelta a Spagna. Questa settimana vi chiediamo di commentare questa foto di Joan Museo insieme a un giovane Nairo Quintana, in realtà è il figlio di Joan, però sì, potete insomma sbizzarrirvi a dire quello che volete su questa immagine e cercare di trovare qualcosa di spiritoso ovviamente. Via con la sfida! Questa settimana Alan sarà ad Eurobike a Friedrichshafen, la più grande fiera europea di ciclismo, e andrà a vedere quali sono le altre novità oltre al Durese di cui ho già menzionato. Uscirà un video specifico giovedì e un altro poi domenica, dove si vedrà un pochino il best visto in fiera. Come sempre, se vi è piaciuto questo show mettete un bel like, commentate qui sotto e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!